Buongiorno, Popolino pronto? Ehi Popolino, Popolino, incontro luce. Andiamo a scuola? Oggi ti tira leggero un giubbottino leggero, anche se il giubbottino per me non ci vuole. Noi ho messo la mezza manica perché ora, boh, tanto sono queste felpine di Shein molto molto leggerine. Andiamo, andiamo, andiamo. Si va a scuola? Siamo ed è a scuola. Sono le 9. Lui si è svegliato anche un po' da poco. Fatto colazione, vero? Guardate che bella tuta da homo, homo sapiens. E niente, io sempre in condizioni, ragazzi. Così, sempre con i capelli raccolti perché sennò le ho unti i capelli. Ho dovuto cavare anche gli orecchini perché sennò questo brigantello me li cava. E niente, stanotte abbiamo fatto anche un po' una nottata per via dei dentini. Però insomma, ora si va a scuola. Un pochettino, un po' di orette. Questo ciupottino era di mamma. E noi andiamo, ciao ciao, andiamo a scuola. Fai ciao ciao. Fai ciao ciao. Fai ciao ciao. Leo tranquillissimo stamani, siamo arrivati, si è tuffato. Il maestro che ha detto andiamo a fare colazione, lui si è lanciato. Ormai si sta, diciamo, abituando. Quindi bene, pensavo che stamattina rifacesse le bite dopo comunque lo stop del fine settimana e per i dentini di stanotte. Infatti ero anche sentata. Ho anche pensato, magari ho detto, vabbè, se si è andata troppo tardi non ce lo mando. Però ho pensato che tanto questa settimana farà una settimana corta. Perché giovedì abbiamo il vaccino, quindi farà oggi, che è lunedì, martedì, mercoledì e basta questa settimana. E poi ce lo manderò direttamente settimana prossima, perché avendo la visita del primo anno di età e il vaccino, questo giovedì mattina, comunque vadano le cose, non lo mando a scuola, ovviamente. Perché insomma il vaccino è bello tosto, cioè nel senso è fastidioso, può salire la febbre come no, come è, quindi comunque non lo manderò a scuola. E niente. Ora metto in moto, vado a casa, finisco di sistemare le ultime cose e vi faccio vedere una sorpresa. Ok, sono a casa, ho un calletto. Alzate, c'è anche il telefono scarico. Ok, siete pronti? Vi avevo accennato nel vlog scorso che forse saremmo andati a vedere un divano io e il mio compagno questo sabato. Bene, l'abbiamo già comprato. Voilà! Eccolo qua. Ragazzi, ora allora, ok che devo finire di sistemare e pulire la zona giorno. Non so se vi ricordate, questo è un copridivano che ho risfoggiato ora. Cioè, ho ripreso, ma è immenso. Ma in ogni caso, aspetto il periodo natalizio perché è rosso. Ancora non lo metto. Il divano arrivava qua e qua. Cioè la penisola era molto più grossa e anche il divano era più lungo e arrivava un po' più qua. Era più di 3 metri, mentre questo è 2 metri e 35, se non sbaglio è 31 e 1,50 m. Quindi è molto più piccolino, l'abbiamo preso da Mondo Convenienza, è il modello Liberty. Ragazzi, ci si entra tutti tranquillamente, perché il vostro problema è, ma perché cambi il divano, ne prendi uno più piccolo se siete quasi in 5. Ragazzi, tanto tutti e 5 nel divano non ci saremo mai, neanche quando i bambini saranno grandi. Io penso di non aver mai condiviso il divano con i miei genitori da grande. Ho optato sempre per la penisola perché almeno quando io e il mio compagno ci stendiamo, sia io che lui siamo stesi. Qui due persone, tipo io e Samuele, qui stesi c'entriamo, quindi ecco due persone stese una a fianco a quell'altro c'entrano, più 3 persone a sedere tranquillamente. Quindi ecco, l'abbiamo già testato, appurato, se no. Una persona a sedere, un'altra persona a sedere, un'altra persona a sedere, un'altra persona a sedere e un'altra persona a sedere. Se uno si siede tutto in modo composto, ci si entra tutti. E quindi ecco, sono contenta perché oltretutto è in tessuto,
Questo modello Liberty c'era sia così grigio chiaro che grigio scuro. Questo è il modello, diciamo, base da 395 euro. Quindi, ragazzi, per il prezzo abbiamo detto: ma sai che c'è? È carino, ci piace, è economico, è quello che stavamo cercando. Ma perché aspettare? Compriamolo subito. Era anche disponibile in magazzino. Il mio compagno ha chiamato suo padre, che ha il furgone. Intanto, magari mi inquadro. E comodissimo, di tutto, wow, ti cascavo anche. E poi ragazzi, ha questi braccioli, questi qui quadrati, diciamo, comodo perché ho già il telefono, il telecomando, cosa che non avevo in quell'altro divano. E perché eravamo a pranzo, allora, Mondo Convenienza è verso Perugia, se ben vi ricordate. Il mio compagno, avevo detto che era di Castiglione Fiorentino, quindi diciamo di 15 km da qua. Quindi Mondo Convenienza è più vicino a Castiglione Fiorentino. Dato che eravamo a pranzo da mia suocera, ovviamente siamo andati poi soli io e il mio compagno, perché con i bimbi un po'. Cioè, i bimbi sono stati. Cioè, Samuele era con il papà. E noi eravamo a pranzo da mia suocera. E abbiamo lasciato Leo con mia suocera e siamo andati solo io e il mio compagno da Mondo Convenienza, che da Castiglione Fiorentino praticamente ci vogliono 40 minuti neanche, una mezz'oretta scarsa per arrivare a Corciano, dove c'è per appunto Mondo Convenienza. Ho visto che c'è anche Teddy, Kick, ragazzi. L'Umbria è super attrezzatissima per questi negozi, centri commerciali, c'è proprio tutta una zona commerciale che voi non avete idea, me l'ha fatta scoprire il mio compagno. E infatti mi ha promesso che qualche volta il sabato, quando non ha le partite, la prossima volta lasceremo sempre Leo. Il sabato Samu non c'è mai, pomeriggio, e a me piace fare giri di shopping in tranquillità e che andare con i bimbi, ragazzi, è un po' infernale. E mi ha promesso che mi porta a fare il giro in questi negozi. Comunque, il divano era disponibile in magazzino. Quindi, mio compagno ha chiamato suo padre, che ha il furgone, e ha detto: ma tra mezz'ora ce la fai a essere qui? E quindi, niente, suo padre ha preso la Castiglioni, che era, insomma, Leo poi è rimasto solo con mia suocera. Ha preso. È partito, è venuto a Mondo Convenienza, ha preso, caricato il divano. Noi nel frattempo siamo andati, c'è stato un mega lavoro di squadra. Nel frattempo ho detto: mamma, ma lo sai allora che io ho comprato il divano? Ora ci sarebbe da smantellare quell'altro, da pulire un po', perché era anche 3-4 settimane che non spostavo il divano. C'era quell'altro, aveva il letto. Era divano letto contenitore. Nel contenitore io avevo il robottino che aspirava, che alla fine l'avevo messo via perché non usavo più, e tutte le cose di Natale. Però dato che abbiamo sistemato la cantina con quegli scaffali di ferro, quindi anche se non è grandissima, però con gli scaffali, ragazzi, c'entra un botto di roba, la roba di Natale sono riuscita a metterla giù. Quindi alla fine questo divano letto contenitore era diventato un cumulo di polvere. Già mi basta il letto contenitore, che comunque quello mi serve perché è comodo, ho bisogno di un posto dove riporre cose. Quindi abbiamo optato per non prendere questo divano letto contenitore, questo divano col contenitore. Quindi insomma, mia mamma nel frattempo, mentre noi stavamo caricando, scaricando da Mondo Convenienza, perché poi nel frattempo siamo andati a prendere anche Leonardo e mia suocera. Nel frattempo, mia mamma e mio padre, che hanno comunque le mie chiavi di casa, sono venuti qua. Mio padre ha smontato tutto, mia mamma le cose di Natale me le ha portate giù in cantina, perché poi in tutto ciò sabato sono stata anche parecchio male. Ho avuto un'ora di contrazioni, ragazzi, ma forti, 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 che essendo comunque la mia terza gravidanza, ho avuto paura di dover andare anche al pronto soccorso, perché dal dolore piangevo, vi ho detto tutto. E mi sono durate un'oretta e le contrazioni erano ravvicinate. Però comunque ormai mi ero incaponita che volevo andare a vedere sto divano. Poi so che il mio compagno è molto sbrigativo per queste cose, quindi so che tanto l'avremmo comprato, e quell'altro era diventato troppo pericoloso. Tanto se non andavamo questo sabato, ragazzi, non so quale sarebbe stato un altro sabato libero
tutto il giorno del mio compagno perché spesso e volentieri il sabato mattina lavora e il pomeriggio spesso e volentieri, quasi sempre, alle partite di campionato. Solo che questa volta io l'asino spostata a lunedì sera, quindi a stasera, a lunedì sera. Quindi ho detto no, no, tengo le contrazioni, devo andare a prendere questo cacchio di divano. Quindi per non farmi fare sforzi, dato che poi io mi sento anche sempre maciste, non penso neanche mai che sono incinta per la terza volta. Insomma, mia mamma mi ha pulito, mi ha sistemato e quando poi siamo arrivati, mio suocero e mio compagno hanno scaricato il divano. Noi donne, io, mia mamma e mio socio abbiamo tenuto Leo, fatto mangiare Leo, mentre poi gli uomini hanno sistemato il divano. Quindi ecco, il divano poi vecchio è stato già smaltito, ragazzi, ha fatto una brutta fine. Quando mio padre l'ha rigirato, c'era fatto tipo un buco, non mi chiedete come, perché un buco sotto al divano, non lo so. Speso tanti soldi per quel divano, ha fatto veramente una brutta fine. Quindi niente, questo ragazzi è il mio nuovo divano, mi piace tantissimo, ci piace tantissimo, siamo super contenti di questo acquisto. C'era anche lo stesso modello Liberty da 510 euro, che per l'appunto aveva la penisola dove sono seduta io ora, con la parte del contenitore, e la parte qui sotto estraibile, diciamo che poi diventava un unico rettangolo, diciamo, per poter trasformare il divano letto, per far sì che diventasse un divano letto. Non ho optato per quello perché aveva le stesse funzioni del divano precedente, in cui la parte qui sotto non l'aprivamo mai perché era scomoda, e anche trasformare il divano, questo qui letto, questo divano letto in letto è scomodo perché comunque rimane una fessura qua, cioè non va ad amalgamarsi bene. Quindi ecco, se uno cerca il divano letto, secondo la mia esperienza, questa tipologia di letto lo sconsiglio, ma consiglio quello classico, magari a due o tre posti senza penisola, che si alza ed esce fuori il materasso, se uno vuole il divano letto. Questi ragazzi il divano letto no, anche le mie amiche gli anni passati nel vecchio divano ci hanno dormito quando magari avevo le mie amiche, che comunque quando eravamo soli io e Samuele, spesso il fine settimana avevo le mie amiche, e ragazzi era scomodissimo, era veramente scomodo. Ogni tanto ci ho dormito anche io ed era infattibile, quindi abbiamo evitato di prendere di nuovo la penisola e c'è la parte in più, e qui il contenitore non l'ho preso perché tanto avevo cose che ho potuto sistemare da un'altra parte e ho evitato di riprendermi un altro covo di polvere. Altra polemica, ora, dato che stiamo parlando di mobili e di case, dopo vi faccio vedere poi anche l'ecografia di Baby Mati, si è scatenata una polemica nel sott'ultimo vlog sul fatto che volevo fare i letti a castello in camera dei bambini. Come gli accampati, come gli indiani. Ma ragazzi, ma uno, dove vivete? Due, ma rilassatevi. Tre, ma fatevi la vostra vita. Quattro, ok che io sono online, no? Ok? Io giro video, sono su YouTube, sono su un social, mi metto a spiattello, diciamo, il 20%, perché uno non se ne rende conto, ma uno su YouTube mette, perché sì, il 20% della propria vita sul tubo. E ok, voi dite siete liberi di criticare, ma sono anche io libera di rispondervi a tono. Non capisco perché dovrei beccarmi le critiche senza dover rispondere, solo perché faccio i video su YouTube, come voi siete su un social e commentate, io ho diritto, come voi chiacchierate, io a rispondere. Uno, in India una casa come questa non ce l'hanno. Due, di grazia ci hanno i letti. Tre, non sarà la Reggia di Caserta, ma è una casa piena d'amore e fatta di tanti sacrifici. 4. La terza gravidanza non era in programma. Non era assolutamente in programma. Io quando ho comprato questa casa, io sto pagando un mutuo
ero sola con Samuele e non avrei mai immaginamente, cioè proprio non era neanche nel mio progetto di vita ritrovare un altro compagno e fare altri figli. Quindi ecco, non è che potevo prevedere il futuro. Comunque una casa da 80 metri quadri non è grandissima, ma se uno organizza gli spazi si può fare tutto. Io ho condiviso la mia camera, la mia cameretta con mia sorella per 20 anni. Ci sono stati momenti in cui ho voluto una cameretta singola? Sì, ma sti cavoli, ma sti cavoli. I bambini e i ragazzi da quando in qua decidono e pretendono cose. Poi ci lamentiamo che i ragazzi, i bambini sono viziati. Condivisione. Io ho condiviso la camera per 20 anni con mia sorella. Eppure siamo cresciute benissimo. Anzi, lei poi aveva comunque 8 anni più grande di me. Quando io ho vissuto la mia adolescenza, praticamente la cameretta l'ho vissuta da sola. Perché lei tra università e tutto tornava solo la sera a dormire. In progetto futuro ci sarà, cioè il progetto futuro è di cambiare casa, c'è. Attualmente con i bimbi piccoli, no sense. No sense perché ho le scuole vicino, è una posizione strategica. Le case nuove, ragazzi, non è che sono chissà quanto più grandi. Io una villa con 10 camere e 10 bagni non me la posso permettere. Se me la volete comprare voi, noi stiamo bene anche qua. Tranquillamente, perché si può organizzare. In caso se non dovesse trovare se non dovesse andare in porto il fatto di cambiare casa in futuro, si farà lo switch delle camere, ma al momento è una spesa che si può evitare, perché comunque fare lo switch delle camere richiede riprogettare e rifare tutti i mobili di entrambe le camere. Quindi al momento in camera ci vado a mettere un letto a castello con sotto quel sotto che diventa matrimoniale. E per ora, finché i bambini non vanno alle, cioè, finché i bambini sono, ecco, all'elementare o comunque fino a 6, 7, 8 anni, va benissimo così. Va benissimo così. Samuele, quando avrà 15 anni, se saremo ancora in questa casa, ma in ogni caso questa casa non la venderò. Ragazzi, ma io a 16 anni io non ci stavo mai a casa, mai, mai, non stavo mai a casa, mai. Oltretutto tra studio, scuola, allenamenti, anche noi alla fine non è che stiamo tanto a casa. Quindi fate dei cavoli vostri. È solo proprio un pensiero a voce alta, ma sti cavoli. Se noi vogliamo dormire in 500.000 in una stanza, ma voi, ma che ve ne frega? Saranno problemi nostri. In ogni caso, ognuno avrà il suo letto, ognuno avrà i suoi spazi, non vi preoccupate. C'è gente che veramente. Ora, la prima persona che mi viene in mente è una persona che seguo su TikTok, che si chiama Mamma di Sei Maschi, se non sbaglio. Hanno due camerette e i bambini sono tre bambini per camera e dai video sembra più piccola e più stretta della cameretta che hanno i miei figli. Eppure sono felici, condividono la camera e non mi è neanche mai passata nell'anticamera del cervello di dire che cacchio avete fatto fare tutti questi figli perché se non avete 8 camere da letto e 8 bagni. Non lo so, penso che più si vada avanti, più la cattiveria delle persone sia, non lo so, veramente senza limiti. Ora mi metto a sistemare qualche altra cosina qui a casa. Ah, vi faccio vedere prima l'ecografia. Eccola qua. Smati, smati, sì, ragazzi, devo cavare il semipermanente, che comunque mi è durato quasi 3 settimane, nonostante le mani sempre nei detersivi. Comunque, eccola qua, pesa 650 grammi, questa è della settimana scorsa e ha 24 settimane e non riesco a capire chi assomiglia. Cioè, il naso non mi sembra quello del mio compagno, però penso assomigli proprio alla stirpe del papà. Ovviamente le femmine assomigliano al papà, cioè non può assomigliarmi tantissimo anche lei. Ma infatti di me per ora non sembra che ne faccia proprio niente.
Comunque una monellina, perché insomma ragazzi non è che si faccia vedere più di tanto, però ecco, sta bene, la gravidanza procede bene, tutto bene, quindi non capisco perché. Ho avuto questi forti dolori, queste forti contrazioni sabato e dovessero insomma ritornarmi magari in contatto il ginecologo, e se dovessi proprio stare male 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 magari faccio un salto al pronto soccorso. Per ora ieri ho avuto qualche contrazione sporadica, insomma, niente di che, però ragazzi capite bene che è molto presto perché, cioè, non sono neanche entrata nel settimo mese. Quindi, boh, forse devo mettermi un pochino a riposo, non so se è collegato al fatto che questa gravidanza comunque è iniziata un po' a rischio, anche se la poi sarà risistemato tutto, non lo so ragazzi, non lo so, infatti ora mi sistemo queste giusto due o tre cosine. Poi parecchie cose l'ho fatta anche stamattina, col fatto che Leo si è svegliato più tardi e passato ho dormito anche un pochettino, quindi penso che sistemo queste due o tre cose, stando nella lavatrice che dovrebbe essere finita, perché non so ancora come muore. E penso che ragazzi mi butto un pochettino a letto, qui ho cambiato il lenzuolo e ho messo anche il trappuntino, questo è il pigiamino di Leo che mi devo ricordare di prendere, perché poi stasera ceniamo da mia mamma, che ho nipote e Samu, danza quindi e allenamenti, cioè devo portare i bimbi a danza, cioè Alessa danza e ovviamente mio figlio agli allenamenti. Fatemi vedere se questa magliettina mi è venuta bene. No ragazzi, ho rovinato la maglia del calcio a mio figlio, non lo so, l'avevo buttata in lavatrice con altre cose, poi in asciugatrice mi sono venute queste macchie. Un po' è andata via, ma non so come mandarle via. Cioè, ragazzi, mi uccide. Consigli? Io penso sia detersivo. Non mi dite che l'ho scambiata, dai. La porterò a mia mamma. Non so come fare. Consigli? Comunque ragazzi, lei deve essere per forza detersivo, perché poi un pochettino meglio mi sembra. No, mi sembra proprio uguale. Però sono proprio macchie. Però mi sembra un pochino meglio rispetto. Ma se la butto ora, però l'ho finita la candeggina, quella classica. Però ho paura che mi si rovini lo stemma. Non è, cioè, tutta bianca, perché ha lo stemma, questo cosino qua. Vabbè, ora la stendo. Intanto datemi i consigli, nel frattempo sentirò anche mia mamma. Ok, è uscito un bel sole. Io sono ancora col felpone, senza giubbotto, si sta bene. E niente, alla fine mi sono anche riposata un pochettino. Ragazzi, c'è il sole. Oddio, mi ero messo un pochettino dietro perché mi ha preso un mal di testa allucinante. Un pochettino mi è passato. Niente, ora oggi vado a prendere prima Leo, mezzogiorno e 20, e poi vado a prendere Samu e andiamo a pranzo da mia mamma. E tra poco mi portano anche mia nipote. Indovinate chi è da buttare in lavatrice insieme ai panni? Leo. Post pranzo, cucina sistemata. Ora è ora di lavare questo bimbo che ha fatto anche la cacca. Ora del bagnetto. Leo, che fai, amore? Fatto. E ora si è messo tutti i vestiti che abbiamo ritrovato di mamma, che ho qui da mia mamma. Oggi me lo ricordo ancora con questa tutina, mamma. Ok, bimbo piccolo crollato. Gli metto il lenzuolino e ora andiamo a far fare i compiti ai bimbi grandi. Ragazzi, no, che c'è danza e calcio dopo.
Chi ha fatto tutto questo macello, ragazzi? Attento. Ragazzi, 8:20 di sera. Il Leo ha già avuto una giornataccia e quindi ci anticipiamo, andiamo a letto, è stanco, ha dormito mezz'ora, ha pianto quasi tutto il giorno, ha sbavato tanto, sta mettendo qualche altro lentino, quindi con il mal di mare e nel palazzo di mia mamma vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, andiamo a casa a nanna, un bacio!